Thank you.
Salutiamo le parole della canzone!
Now it's the professional bag, it's the
Claro, me alegro, todo. Saluda.
It's all around.
faccia le gusta, le gusta, le gusta la guancia. ¿Quieres bailar un poquito conmigo, muchacha? Bueno, baila. Baila conmigo. Baila conmigo, la sexual es consuelo. Con arte musical de Jorge Molina. Possiamo stare insieme, la tanto che non ci vedevamo. Un bacio a tutti, buon divertimento. Thank you.
siccome ancora oggi c'è gente che non crede alle favole, dopo me ne racconta due o tre. Yeah.
testimony. Yeah.
cosa di dire a voi. Ti faccio dormire io, vieni. E la fece sdraiare sopra 18 materassi e 18 gonciali. E sotto ci mise solamente un pisello. Era verde il pisello, era verde. Lei dormì tutta la notte. Al mattino seguente, quando lei si svegliò, disse: ai, che dolore, ai, che dolore. E pensare che era solamente un pisello. Vede. E la regina allora disse: allora sei proprio tu.
occupato e mi ha insegnato di essere invisibile, eh? Invisibile, di poter entrare in tutte le camere di albergo dove fanno l'amore, eh? Mettiti a sedere sopra la poltrona e guardare, 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 voglio guardare! Voglio essere invisibile. Prima poi. Zitto, siete venuti. Allora adesso tu vuoi fare, vai. Perché stasera c'è Franchino e parla quanto cazzo vuole, va bene? Hai capito? Capellone, hai capito?
musica non è più musica, ma la musica è magia. È perché la magica quel sogno che ti fa viaggiare. Alle 2:30 di mattina, speciale Molino, dalla Patchwork Place in Sogno. Speciale Mixer. Speciale. Thank you.
Dai, scritto le voyage, Torino, dove stai? Attenzione a Gino, Pestino e Super Pico, anche se oggi non sono con noi. Baci, baci, baci. Ero mi devo messo una torta, e leggissi a lui. La vita è pazza come un bambino senza testa. Una porta vicissima, avete l'ora come tutta giù bene se cabeza, vai vai più. Yeah.
Amore, stanno parlando di te. Dopo le indagini a New Orleans, un gruppo di cronisti ha appreso che il procuratore Jim Garrison e il suo staff hanno intimidito, corrotto e perfino drogato dei testimoni nell'intento di dimostrare l'esistenza di un complotto che coinvolgerebbe l'uomo di affari di New Orleans, Clay Shaw, per l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy. John Chancellor era compagno di cella di Willie O'Keefe nel carcere di Angola. Ha detto che lo facevano uscire se si sbottonava col procuratore distretto. L'ho mandato dentro per furto, quello. Signor Torres, lei ha dichiarato che... E questo è il suo amichetto Miguel Torres, vedi? Sì, mi hanno interrogato. Ho mandato in galera anche lui. Volevano farmi dire che Shaw era Bertrand. Dissero che mi avrebbero dato l'amnistia. Janet Williams commenta le dichiarazioni di Willie O'Keefe circa i suoi incontri con Lee Oswald. Portava la barba ed era omosessuale. Non certo Lee Oswald che conoscevo io, assolutamente no. Credo che il signor O'Keefe abbia visto qualcuno che secondo lui era Lee Oswald. Io non ho parlato con nessuno dopo l'assassinio. Ero sotto sedativi in ospedale. E con...